Ciao, come state? Benvenuti sul mio canale. Ecco, faccio questo breve video perché mi è stato chiesto di recente, negli ultimi commenti, come mai che il narcisista sembra una persona normale agli occhi degli altri, una persona di una sana emotività, anche carino, dolce, affettuoso, empatico. Ed ecco, vi rispondo. Il narcisista si manifesta in base alle dinamiche quotidiane, nei rapporti con gli altri e in base anche ai suoi obiettivi pianificati. Lui all'inizio ti vede perfetto, senza crepe. Allora questa percezione lo spinge ad una impetuosa conquista. Però man mano che ti conosce, si rende conto che non sei affatto perfetto. Ovvio, sei una persona umana che ha dei limiti, dei difetti e delle crepe, ma lui non tolera e bang, parte la noia, la svalutazione, il disprezzo, manifestate molto molto rumorosamente. Ovvio è che sei preso con altre faccende, che magari è preoccupato per altre questioni di lavoro, non so, nell'ambito sociale, magari le sue manifestazioni sono più moderate, altrimenti senza veli. Ovvio che lo conosce meglio chi gli sta vicino, il suo partner oppure il suo collega di ufficio. Non fa vedere a tutti la sua miseria. E soprattutto quando la sua mente elabora pensieri di inadeguatezza, scarso amore, scarse attenzioni, depressione, pensieri di abbandono. Allora in questa fase trascina chi gli è vicino in un caos, in una confusione totale. Perché magari ti fa anche sentirti responsabile per la sua infelicità, per la sua perenne insoddisfazione e cerchi sempre di più a colmare le sue richieste. Poi quando si sente superiore, oppure quando ha un'altra fonte di rifornimento, quando ha un sostituto lì sul vassoio, dietro l'angolo, allora inizia lo scarto di tutti gli inservibili. Nell'ambiente di lavoro, per esempio, lo vedi manifestandosi solo quando si sente minacciato, quando all'interno dell'ufficio, all'interno della squadra, all'interno dell'equipe arriva una persona più ricca, più giovane, più intelligente, oppure chiunque sia percepito migliore di lui, migliore di lei, odia chiunque viene percepito così. Questo per la profonda insicurezza che prova. Ed ecco, concludo qui il mio video. Fatemi sapere cosa ne pensate. Spero che ho risposto alla domanda, spero che almeno in parte ho fatto un po' di chiarezza al riguardo. Che dire, i narcisisti non sono proprio colombe innocenti, che non si rendono conto di quello che fanno, solo che non si prendono la responsabilità. Perciò, quello che voglio dirvi è questo: non subite, nulla è più importante della vostra serenità, della vostra pace, della vostra integrità. Grazie davvero di cuore, io vi aspetto come sempre nei commenti. Se vi è piaciuto il tema, lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale perché per me significa molto e ci vediamo alla prossima. Ciao!